Buongiorno ragazze, bentornate sul canale. Come state oggi? Io rispetto all'ultima volta decisamente meglio. Dalla voce però capite che sono ancora un pochino chiusa e effettivamente sì, sono ancora un po' in recovery, sono ancora in guarigione, però dopo una settimana di antibiotici e di cortisone sto decisamente meglio rispetto all'ultima volta. Comunque, in questo video vi faccio vedere come ho realizzato questo trucco utilizzando per gli occhi solo due ombretti, in realtà ne utilizza di quattro, però il focus dell'occhio è stato realizzato utilizzando solo due colori. Io ragazzi vi lascio direttamente al video, spero vi piaccia, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Come sempre non dimenticatevi di mettere like al video se questo vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanellina delle notifiche così vi arriva un messaggio ogni volta che carico un video sul canale. Qua sotto troverete come sempre la lista con tutti i prodotti utilizzati per realizzare il trucco, i video correlati appunto dei prodotti che vi menziono all'interno del tutorial e i link per tutti i miei social media. Vi mando un bacione. Ciao! Ok, in queste condizioni disperate andiamo a fare la base. Inizio andando a stendere il fondotinta e uso l'Insta Perfect Liquid Makeup di Essence nella colorazione 10. In realtà, se siete più o meno del mio colore di pelle, andate per il 20 perché il 10 è davvero molto 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 chiaro. Non ne prendo tantissimo, come vedete, lo vado a costruire ovviamente piano piano. Ovviamente mi concentro soprattutto nella zona del contorno occhi e piano piano poi lo sfumo verso il basso. Quello che mi piace fare in questo periodo, da circa un paio di mesi a questa parte, è non andare a stendere il fondotinta su tutto il viso, ma concentrarlo su zone problematiche come appunto la zona del contorno e la zona dove ho un po' più di brufoli, macchie, eccetera, e poi sfumare il restante sulle parti del viso che non ne hanno eccessivo bisogno. In questo modo utilizzo molto meno prodotto, ma soprattutto tengo la pelle un po' più naturale. Il pochissimo che mi è rimasto sulla mano lo vado a portare qui al centro della fronte, ma non su tutta la fronte, perché non mi piace l'effetto del fondosegnato, quindi lo concentro soprattutto in questa zona qui e poi lo sfumo verso l'alto con quello che ovviamente resta sulla spugnetta. Metto un velo leggerissimo di correttore nella zona del contorno e vado ad utilizzare il Conceal and Define di Makeup Revolution nel colore C2. Ne metto veramente poco poco. Come correttore, come texture è un po' secca, però se lo modulate bene, lo mettete insieme ai giusti prodotti e non lo stratificate troppo, è un buonissimo correttore, soprattutto per il prezzo che ha, è veramente valido. Per andare a dare colore al viso, quindi fare un po' di bronzing e un po' di contouring, vado ad utilizzare prima il fondotinta di W7, questa è nella colorazione Natural 10, e poi vado sopra con le polveri e utilizzo la bronzing powder di Technique, che ho trovato su Instagram ed è un brand spagnolo. Io pensavo fossero tedeschi, invece no, sono spagnoli. Come illuminante vado a prendere l'Eyeglow Mineral Highlighting Powder, la tiritera la sappiamo, di Catrice, e vado ad utilizzarlo bagnato. Vado a fissare il contorno occhio utilizzando la polvere di riso di Cinecittà. Vado prima a togliere le pieghette del correttore per non fissare le pieghette del correttore. E poi vado con un pennellino piccolino e mi concentro soltanto nella zona che mi serve. Ok,
Ok, off camera sono soltanto andata a sistemare le sopracciglia e a preparare l'occhio. Vado a prendere una new entry sul mio canale che è la Vice 2 di Urban Decay, che voi sapete essere una delle mie palette preferite in assoluto. E ho voluto riesumarla perché era tantissimo che non la usavo, essendo appunto una delle mie palette preferite, e mi dispiaceva non usarla per così tanto tempo. Vado a prendere come primo colore questo grigio qua sotto, che è Derailed. E vado a prenderlo con un pennello piatto ma abbastanza morbido e fluffy. Vado sulla palpebra. Lo stendo prima da asciutto. E lo porto anche lungo la parte della palpebra fissa. E poi vado a sfumare il bordo con un pennellino, non un pennellino da sfumatura estremamente ampio, e sfumo con movimenti circolari anche nella parte interna. Cerco di non scendere troppo in basso con la sfumatura, ma di non andare neanche troppo fuori, perché voglio una sfumatura abbastanza alta, ma cercando di tenerla il più precisa possibile. Per ripulire, ovviamente, mi tengo vicino anche un pennello, da sfumatura pulito. Ora bagno il pennello e vado a fare uno strato di colore bagnato su tutta la palpebra, ovviamente cercando di non portarlo sopra. Al centro della palpebra ora vado a prendere questo qui che è Betrayal, che è questo viola non bello di più, e lo vado a picchiettare con il dito. E appunto lo concentro solo al centro della palpebra, come se stessi facendo un halo smokey eye. Ora, siccome il mio occhio è un po' a palla e poi ho una strana avversione per lasciare libera la palpebra inferiore, vado a stendere pochissimo di questo colore qui sotto, che è Rewind. Lo prendo su un pennello molto fluffy, con le setole non estremamente dense, e vado a sfumarne proprio veramente un velo lungo la palpebra inferiore, anche appunto per andare a nascondere questa piccola borsa che io ho naturalmente lungo l'occhio, appunto. Nell'angolo interno vado a stendere questo qui che è Dope, e ovviamente lo stendo bagnato. Ok, off camera ho finito gli occhi, ho messo l'eyeliner, ma questa volta ho usato l'eyeliner liquido, e nella rima interna superiore ho utilizzato stavolta l'eyeliner in gel invece della matita, perché la matita tende poi a stamparsi sulla rima inferiore e appunto non volevo che questo succedesse. Sulla rima superiore ho anche messo le ciglia finte e ciuffetti, ma non ho messo il mascara. Andiamo insieme adesso a mettere il mascara sulle ciglia inferiori, e vado ad utilizzare il Volume Experience di Debbie. Prima di mettere il mascara mi tengo vicino un paio di pinzette, queste sono quelle che utilizzo per le ciglia finte, e vi farò vedere il perché. Vado a stendere delicatamente il mio mascara. Facendo moltissimissima attenzione a non sporcarmi. E ora con le pinzette, prima che si asciughi il mascara, vado a creare dei gruppetti di ciglia. E guardate che differenza il trucco, è tutto un po' più doll-like. Se ci fate caso, sembrano le ciglia delle iconiche immagini di Twiggy degli anni 60. Siccome l'angolo interno è troppo smorto per i miei gusti, vado a mettere l'illuminante che abbiamo steso sul viso. Andiamo a fare le labbra. Vado a stendere i Lip Chubby Matte Lipstick di Debbie nel colore Ancient Rose, e vado a stenderlo leggermente dallo stick, però non faccio il colore estremamente pieno.
finire le labbra vado al centro e stendo il lip gloss di MAC, questa è nella classica colorazione clear. Non ne metto tantissimo, lo concentro solo sulla parte centrale delle labbra. E questo, ragazze, è il look finito. Che ne pensate? Vi piace? A me da lontano così piacciono tantissimo le ciglia raggruppate in basso. È un effetto che è veramente pazzesco. E avete visto che con soli due ombretti, guardate che bel look che abbiamo realizzato. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, se è così, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. E attivate la campanellina delle notifiche così vi arriva un messaggio ogni volta che carico un video sul canale. Io vi mando un enorme bacio, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!